Grazie Presidente. Ci risiamo. Siamo ancora qui a parlare ancora una volta di disastri naturali. Ci ritroviamo ad affrontare i grandi danni, gli ingenti danni al patrimonio storico, culturale e archeologico di Matera, di Venezia. Ci siamo grosse perdite economiche per imprese e per i cittadini. Ok, il Fondo di solidarietà europeo sarà utilizzato, ma anche il meccanismo unionale della protezione civile, anche la clausola che la Commissione europea ha a disposizione in sede di legge di bilancio può e deve essere applicata in questi casi. Però sono strumenti utili, ma ora bisogna ribaltare proprio la prospettiva, la visione. Bisogna uscire dalla logica emergenziale e agire strutturalmente sulla prevenzione e sulle cause. Nel dicembre del 2016 questa Assemblea ha approvato una mozione di soluzione e un emendamento proposto dal Movimento 5 Stelle in cui si chiedeva e si approvava a grande maggioranza la necessità di escludere dal calcolo del deficit nell'ambito del patto di stabilità e crescita gli investimenti per la ricostruzione sostenibile, per la prevenzione antisismica, inclusi i fondi strutturali europei. Quindi non può esserci un Green New Deal senza riconoscere il disastro idrogeologico come una priorità e soprattutto senza riconoscere e affrontare concretamente con i fatti la lotta al cambiamento climatico che c'è ed esiste e che qualcuno invece continua a foraggiare o addirittura a negare, però finanzia investimenti alle fonti fossili. Grazie.